Il nemico con le sue stesse armi. Stai violando tutto tu e dammela. Dammela, dai. Basta! Basta, fuori di qui! Non farti più vedere! Oh, mi vuoi mandare in fallimento? Basta, rovina, dannazione, colera, catastrofe! Ma io non mi faccio rovinare da te, sai! Che cosa ti ha fatto per trattarlo così? Da stamattina mi ha bruciato 3 vestiti, 2 camicie e un paio di calzoni. Ancora un po' e riduceva San Francisco in mutande. Ma tu sei appena sbarcato a San Francisco? Sì. E stai cercando lavoro? Sì. Io te ne posso dare uno. Che tipo di lavoro è? La mia è una stireria, non vedi? Ci sarebbe il posto di quel piromane che ho cacciato via. Non sai stirare? Non importa. Potresti andare alla lavanderia di mia sorella oppure al ristorante di mio cognato Tao Shi. Cercano uno sguatto. Ti ringrazio, ma non sono venuto in America per fare le stesse cose che facevo al mio paese. Buona fortuna, amico. Buona fortuna a te! Ne avrai bisogno, dice Confucio, che solo i più accorti e i più stupidi non cambiano mai. Ma insomma, la prego, spinga. Chi spinge? Senta, il mio problema è questo. Per favore, un biglietto per il Texas. Cosa da spedire a Cleveland, Ohio? Signore, non spiego di me. Ma insomma, la prego, guarda. Sto spiegando il mio problema. Per favore, signore, vorrei un biglietto per il Texas. Mi scusi se la disturbo, signore, vorrei un biglietto per il Texas. Signore, mi scusi. Vorrei un biglietto per il Texas. Un biglietto per il Texas. Hai detto niente, il Texas è grande. Dallas, Abilene, El Paso. In che città vuoi andare? Una città qualsiasi. Va bene. Numero 1, posto panoramico. John ammazza Bill. Bill ammazza Kid. Kid ammazza Jack. Jack ammazza Slim. Slim ammazza Ted. E io ammazzo Jesse. Jesse! Jesse! Aspettatemi, se no vi faccio portare via dallo sceriffo. Coraggio, signori, montate che ce ne andiamo. Ehi, tu, dove vai? Nel Texas, ho il biglietto. Ok, Shanghai, là sopra. Il biglietto dice un posto panoramico. Più panoramico di quello? C'è scritto nel regolamento che gialli, neri e rossi non possono viaggiare là dentro. Se ti sta bene, sbrigati che me ne vado. Si parte. Ciao.
un'ora di sosta per il cambio dei cavalli. Birra e whisky a carico dei passeggeri. Ehi, Shangajou, tu sei arrivato. Arrivato dove? Nel Texas, accidenti. Non lo vedi? Qui c'è tanto Texas da farci indigestione. Ma io volevo andare in una città. Ma ringrazia il tuo Dio che ti ho scarrozzato fino a qui. Aria! Una brocca di latte costa mezzo dollaro, qui. E quanto costa cuocermi questo? I soliti accattoni. Serve altro al signore? Sì, un po' d'acqua per lavarmi. L'acqua costa quanto il latte, qui. Pagamento anticipato. Io gli dissi, guarda che quello ti inchioda. Un coraggio da leone. Uscì sullo stradone, si piazzò a gambe divaricate aspettando che quello arrivasse. Dalle finestre la gente gli gridava, guarda che quello ti inchioda. Niente. Allora lo sceriffo gli si avvicina e gli fa, guarda che quello ti inchioda. Niente. Poi arrivò Billy il Kid. E cosa fece? Lo inchiodò. Ehi, ehi ragazzi. Sapete perché in America arrivano tanti cinesi? No, perché? Perché sono tanti che li buttano a mare, quelli galleggiano e la corrente li porta qui. Ehi, amici, ma lo saprà che qui siamo in un paese civile e abbiamo la forchetta? E che sia il caso di dirlo. No, 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 non a pratica, il ragazzo si potrebbe infilzare. Di un po', cinese, e vedo che voi gialli, quando avete paura, diventate verdi. Io credo che ogni paura abbia il suo colore. Ma noi vorremmo tanto vedere di quale colore è la tua. Prego. Io spero non l'abbiate fatto apposta, vero? No! Ma ci mancherebbe altro! No, 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 per no! Per favore, dell'altro latte. Ci siamo liberati dagli indiani per farci infestare dai cinesi. Ma chi crede di essere quel Pidocchio? Comincia a darmi sui nervi con tutta la sua superbia. Una forchetta, per favore. Guardate, forse vuole imparare a mangiare. Senti, cane giallo. Adesso vieni qui e mi pulisci le scarpe. Hai sentito, figlio di puttana, che cosa ho detto? A proposito di mamme, perché non parliamo un po' della tua? Ah! Io cerco un ranch. Sapete se ce n'è uno da queste parti? Certo che c'è. Ce n'è uno molto grande a meno di un miglio da qui. Tutta gente per bene. Arrivederci, signore. Addio. Dai, Guercio. E là. Ne azzeccasse uno. Niente, c'è il vento contrario stamattina. E 10. Dai, Smith, va a raccogliere i ferri. Ehi, guarda un po' là. Salute. Voi siete dei cowboy? No, siamo dei boy scout. E il reverendo Brown ci ha già forniti di cravatta, di sapone, ago, filo e magliette di lana per l'inverno. Sto cercando lavoro in un ranch.
Ah, vuoi dire lavare, rammendare e compagnia bella? No, voglio fare il cowboy. Il cowboy! Un cowboy cinese! Quando sei mai visto? Ma non l'ho vista mai una vacca! E quella cosa con le corna! E il cavallo dove l'hai lasciato? Non ce l'ho ancora il cavallo. Potrei prenderlo a credito e pagarlo un po' per volta con il mio lavoro. Noi non diamo cavalli a credito. Ripassa quando avrai i soldi e intanto curati l'itterizia. Cowboy! Hai sentito? Ehi, ragazzo, aspetta un momento. Te lo vuoi proprio guadagnare un cavallo? Allora facciamo una scommessa. Se riesci a fare due piccoli esercizi come me e il nostro Slim, avrai il tuo cavallo. Se non ci riesci, farai da squattero a tutta la compagnia per 2 mesi, d'accordo? D'accordo. Ah! Ho aggiunto un sacco di roba da lavare. Io 1 mese che non mi cambio. E si sente. Vedi, questo è un chiodo. Devi piantarlo fino alla testa nel bancone con un solo colpo di martello. Così, guarda. Bravo, tocca a te. È impallidito il piccolo. Ecco il chiodo e il martello. Perlomeno si schiaccia un dito. Lui non lo conosce il martello. Proverà con la testa. Accidenti, ha fatto proprio senza martello. Non c'è niente da dire, t'ha fregato. Un momento, adesso tocca a me. Lo vedi quel cavallo laggiù? Bene, afferra il trucco perché io non ripeto. Ehi! Bravo! Hai visto bene? A te il cavallo. Attento che la bestia è un po' nervosa, potresti cadere. Prego. Ehi, cinese, stai attento, guarda che il cavallo ce l'hai dietro. Che cavolo è? Mai visto una cosa simile. Accidenti, che roba. Allora, qual è il mio cavallo? Senti, Terizia, i tuoi trucchi li vai a fare in piazza e ti guadagni la monetina. No, i miei non sono trucchi. Ho vinto il cavallo e lo voglio. Togliti dai piedi. Lo spettacolo è finito e dobbiamo lavorare noi. Allora mi date questo cavallo o devo prenderlo da me? Dico a voi. Io ho vinto la scommessa. Ecco il tuo cavallo! Eccolo! Vieni a prenderti il cavallo! Thank you.
Benedetto figliolo, t'ho già detto che siamo al completo. Lo vuoi capire o no che non ho nessun lavoro da dare? Proprio nessuno. Specialmente a un cinese. Vivi a lungo e vedrai tutto, dice il saggio. Mettetemi alla prova e vedrete che anche un cinese può diventare un buon cowboy. Ah, sei testardo, eh? Va bene, voglio metterti alla prova. Ma non avrai un cent finché non mi dimostrerai che te lo sai guadagnare. Sistemati nella baracca insieme agli altri. E ricordati che la vita del cowboy è molto dura. Vai, vai. Il vecchio deve essere ammattito. L'avesse almeno messo a dormire coi messicani nella stalla. Ma che cosa avrà di tanto prezioso in quel sacco che si porta sempre dietro? Non lo abbandono un momento. Vorrei saperlo anch'io. Mi piacerebbe guardarci. Non lo sapete che i cinesi hanno sempre un mucchio di soldi? Sì. Era... Buonasera a tutti. Ehi, ce la facciamo una partitina? Perché no? Ma in quattro è noioso. E poi sono sempre gli stessi soldi che girano. Dì, amico. Ehi, hai un bel sangue freddo tu, eh? Sai giocare a poker? L'ho visto giocare qualche volta sulla nave. Che ne diresti di una partitina? Io non sono ricco. Quanti soldi hai? $5 d'argento. Bah, tanto per ammassare il tempo. Se si tratta solo del tempo. I soldi sul tavolo, mica per fiducia. Ancora non ho visto i vostri. Ha ragione, che sbadati. Tocca a me. Non c'è un altro mazzo di carte? Che ha quello che non va? Gli assi sono consumati. Visto? Vabbè, ma mica sono di ferro, a forza di giocare. Usiamo queste. Va bene. $5. Ci sto. Anch'io. Io no. Ti basta un tris di re? Mi dispiace, io ho tre assi. Donnazione, cavacca! Grazie, amici, è stato piacevole giocare con voi. Vi auguro la buonanotte. Buono, Giallo, tu ti muovi solo quando lo diciamo noi. Avevamo detto che era l'ultima mano. Chi credi di fregare? E piantala! Lascialo stare! Ha ragione lui, Tom! Si è fatto tardi, andiamo a dormire. Accidenti. Cipa, abbiamo fatto una figura di merda. La mamma non ce l'avrebbe perdonato. Non nominare quella santa donna di tua madre, che me ne ha fatte passare di tutti i colori.
faccio? Scendi giù! Vieni. Uno, due, tre, quattro. La faccio no! Mi rompi la dentiera! Così. Ma cosa vuoi fare? Cosa mi vuoi fare? Era soltanto uno scherzo. Non te la devi prendere. Non perdiamo la testa, cinese. È il nostro modo di dare il benvenuto ai nuovi arrivati. Grazie del pensiero, ma ho trovato la festa un po' troppo movimentata. Preferisco cercarmi un posto più tranquillo. E comunque, nel sacco ci sono solo i soldi che vi ho vinto. Non ci si può sbagliare, non c'è uno che gli assomigli da San Francisco a Kansas City. Che volete da me? Da noi le notizie corrono in fretta. Abbiamo saputo che hai avuto da ridire con quei ragazzacci del ranch di Ferguson, è vero? Volevano derubarmi. Ah sì? Proprio lui. Dio mi strafulmini, sei in gamba ragazzo. Scusami Shanghai, ma volevamo essere sicuri che eri tu quello che cerchiamo. E adesso che lo sapete? Adesso ti facciamo una proposta. Tu vuoi fare il cowboy e noi ti offriamo di lavorare per il più grande allevatore della regione, il signor Spencer. Vitto, alloggio e $30 la settimana. E perché lo offrite proprio a me? Beh, di te si comincia a parlare. Vedi, da queste parti circola un sacco di gentaccia e ci sparisce spesso del bestiame. Il signor Spencer ingaggia dei ragazzi come te che sappiano menare le mani quando tira aria cattiva. Ci stai? D'accordo. Altro appuntamento è qui. Perché non ci sono ancora gli altri? Con i messicani non c'è mai da fidarsi, poi questo è un lavoretto piuttosto delicato. Di che si tratta? Non dovrei dirtelo, ma ormai sei dei nostri. Il signor Spencer compra bestiame in Messico e noi dobbiamo farlo passare nel Texas per la scorciatoia, senza tutte quelle pratiche noiose, dogana, controlli e via dicendo. Contrabbando, insomma. Chiamalo come vuoi. L'importante è che la merce passi e che per noi la paga corra. Eccoli là. Arrivano Billy e Frank. Allora? Sono laggiù, nel canyon. Andiamo! Andate avanti voi, e lassù.
Ma il bestiame dov'è? Ce l'hai davanti al naso, non lo vedi? Sono bestie a due zampe, mangiano di meno e rendono di più di quelle a quattro. Anda, anda! Vamos, deprisa! Credevo che in America la schiavitù fosse stata abolita. E chi ha parlato di schiavi? Quei pezzenti sono ben felici di venire a lavorare da noi, invece di morire di fame a casa loro. Il padrone paga un giusto premio a chi li ingaggia in Messico e poi si rivende i contratti ai piantatori dell'Est. Tutto regolare, no? Certo, tutto regolare. Allen, muchachos! Hola, señor Craig. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Todo a posto? 28. Sanos y fuertes como los negros. Sei il solito ladro. Questi li hai reclutati all'ospizio. Comunque, eccoti i soldi. E cerca merce migliore per la prossima volta. Gracias, señor Craig. Siempre a sus órdenes. Adiós! Anda, anda! Vámonos, muchachos! Vieni, ragazzi! Forza! Avanti, muovetevi! Muovetevi! Su, avanti! 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 Vamos, vamos! Muovetevi, muovetevi! Che ti prende, ragazzo? Hai il cuore tenero. Non sono mica cinesi. Sono uomini e non riesco a vederli come vacche. Ci farai il callo. Su, sbrighiamoci ora. Questa è la zona più pericolosa. Va! Va! Avanti! Avanti! Soldati, una pattuglia sta venendo da questa parte. Non c'è modo di evitarli. Gli finiamo proprio diritto in bocca. E anche se tagliamo su per la collina di là? No, Gray. Allora sapete quali sono gli ordini. Via! Ah! 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 Stanno venendo i soldati! Scappate, scappate, via! Via! E non fatevi beccare! Sparite! Sparite! Ah! Forza, ragazzi! Non deve restarne vivo nessuno! Che diavolo fai? Spara! Thank you.
Mira bene questa volta. Avanti, uccidimi. Ma io non ho sparato, non so niente. Non so neanche perché l'abbiano fatto. Non è la prima volta che succede. Hanno paura che qualcuno di noi venga preso dai soldati e dica che sono i reclutatori. Aiutami se puoi. Oh. Ti ringrazio. Ce la fai a cavalcare? Posso provarci. Torna dai tuoi e di che la fame è meno dura della schiavitù. Lo dirò, ragazzo. E che Dio ti aiuti. Hai preparato la trappola, ma chi è che te l'ha ordinato? Parla! O ti faccio sputare il lurido sangue che hai in corpo. Hai capito? Brutto verme schifoso! Vuoi parlare? Il tendine di Achille è il bersaglio ideale. Ecco un altro capo di bestiame che non ci proverà più a scappare. Che ne dite? Per il cinese usiamo lo stesso sistema? No, no. Per quello lì ho pensato a un trattamento particolare. Amici, concedetemi l'onore di presentarvi Moloch, la perla del mio allevamento.
qui dove siete o l'ammazzo. Che vuoi fare? Non vi muovete. Lasciami andare! Ti prego! Se tu fossi un uomo potrei ucciderti, ma sei solo uno straccio sporco. No, ti prego, lasciami andare! Basta! Non ce la faccio più! La crudeltà, la ferocia, l'orgoglio, a che ti servono ora se non sei un uomo? È facile dare la morte come hai fatto con quei peones, ma morire è diverso! Lasciami stare, Ginese. Io posso darti la ricchezza. Posso darti l'America? No! Non è questa l'America che sono venuto a cercare. Secondo la tua America, io dovrei spezzarti le gambe e lasciarti agli sciacalli e agli avvoltoi. Ma io credo che l'America sia un'altra. Non quella dei farabutti e dei vigliacchi come te. Qualcuno ingaggia i peones al di là della frontiera, allettandoli con la prospettiva di un buon guadagno. Invece è una vera e propria tratta di schiavi, signore. Se qualcuno tenta di ribellarsi o di fuggire, viene o torturato o ucciso nel modo più atroce. E il capo di tutta l'organizzazione è proprio il signor Spencer, sceriffo. Piano, piano. Ma lo sai chi stai accusando? Il signor Spencer è un cittadino esemplare. Il primo contribuente di questo Stato. È un mercante di schiavi. E tu vieni a raccontarmi di queste balle? Tu che non sei nemmeno un bianco? Non c'è bisogno di essere bianchi per dire la verità. Fuori dai piedi! Esci subito di qui! E non farti più vedere da queste parti, se non vuoi che ti denunci per calunnia. Fuori! Ma quello è il cavallo di Spencer. Intanto t'arresto per furto d'un cavallo. Un ladruncolo giallo che va in giro a calunniare la gente per bene. Andiamo, torna dentro! Imbecille! Ma chi vuoi prendere in giro? Scegli! Ho volato via! Sì, dicono che vola, lo so. E che cos'ha? Le ali? Ma anche i falchi si prendono. Ma quello non è un falco, signor Spencer, è un cinese. Non poteva starsene in Cina. Mi ha fatto scappare i peones, mi ha accoppato due uomini. Mi ha ammazzato il toro e per poco non uccideva anche me. E tu che cosa bevi? E io... Quel cinese è un pericolo per tutti noi, lo volete capire, sì o no? Come ha liberato i peones, può rubarci il nostro bestiame, denunciarci alla polizia federale, ammazzarci tutti nei nostri letti, ve ne rendete conto? Datemi 5 dei vostri uomini e ve lo porto qui su un piatto. Tu torneresti su un piatto come un roast beef fatto a fettine. Qui ci vuole un uomo, uno del mestiere. E non un idiota come sì, te. Ma io... Potrei suggerire l'uomo adatto. Pedro il cannibale. Non ne ho ancora conosciuto un altro assetato di sangue quanto lui. Questa è una buona idea. Ma allora ci sarebbe anche Sam il becchino. Ammazza la gente per il gusto di sotterrarla. Oh, Trichilbaro, quello è una vecchia volpe. E che ne dite di Scalp Jack? Sì, ma se date a me 5 uomini, io... Tutti e 4. Li chiameremo tutti e 4. Prometteremo 5.000 dollari a chi ci porterà la testa del cinese. Oh, ne mettiamo 1.000 a testa, si intende?
Chi sei? Mi chiamo Cristina. Ti ho portato questo. Il mio sacco. Come l'hai avuto? È stato mio padre a trovarlo. Ti ricordi quello che tu hai salvato dagli uomini di Spencer? Ma tu come hai fatto a sapere che mi trovavo qui? Gli Indios non parlano, ma vedono tutto e mi sono amici. Loro mi hanno detto che eri qui. Devi stare in guardia. In guardia da chi? Un peon è riuscito a scappare dal ranch di Spencer ed è tornato al villaggio. Dice che Spencer è furente e vuole vendicarsi. Ti sta facendo cercare dappertutto. Devi andare via da qui, subito. Ti ringrazio per essere venuta. Penso che me ne andrò da qui, ma non perché abbia paura. Vieni con noi, sulle montagne. Lì sarai al sicuro. Hai fame? Tanta. Ehi, ehi, che cannibale. Di un po', hai mai assaggiato carne di cinese? No, non mangio mai di magro, mi resta sullo stomaco. Eh beh, poi me lo dici, eh. Ma tu che ne sai che lì dentro c'è proprio il cinese, eh? Io ho un occhio solo, ma è buono, sai. Scommettiamo? C'è lui, io mi becco una ragazza. Adesso sta zitto, pirata, e non ti muovere. Come sta tuo padre? È fuori pericolo, grazie al tuo aiuto. È stata una cosa terribile quella strage e io non avevo capito nulla fino all'ultimo. I tuoi occhi sono strani, belli, ma a volte sembrano lame. Nei tuoi invece leggo soltanto dolcezza. Scusate se non ho bussato, ma la porta era aperta. Fermo! Il fatto è che ho qui fuori un amico mio, una cara persona, che vorrebbe dire due parole alla signorina. No! Ma è tanto timido. E allora ha mandato me. Qual è la parte migliore di un cinese? Da mangiare, naturalmente. Dimmelo tu qual è, così non perdo tempo a cercarla. Cristina! Cristina! C'era un altro uomo. È scappato. Avvertirà gli altri. Andiamo via. Non ti agitare così. Non ci troveranno. Io verrei volentieri con te in Messico, ma ho pensato una cosa. Finché Spencer non sarà certo che io sia stato ucciso, non oserà ricominciare il traffico con i peones. Perciò preferisco restare da queste parti. Ma tu devi tornare da tuo padre. Cristina. Oh, scusami, mi stavo addormentando. Hai ragione, è da stamattina che cavalchiamo. Il villaggio non deve essere lontano. Però domani ti riaccompagno alla frontiera, d'accordo? Preferirei restare, ma facciamo come vuoi tu.
penso io ai cavalli. Grazie. Ci servono due camere. Mi dispiace, non posso. Siamo al completo. È strano, non ho visto molta gente in giro. Ce n'è una che andrebbe bene. Solo una, solo per la signorina. Sta bene. Tu vai a riposare, io mi arrangerò nella stalla. Buonanotte, Cristina. Buonanotte. Buongiorno, avete del latte? Latte? Sì, sì, certo, lo vado a prendere subito. Cristina! 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 Gallina fa coccole. Hai visto la signorina che era con me? Che cosa mi dai se te lo dico? Ma tu l'hai vista? Costa mezzo dollaro. Là. Guarda che se mi dici una bugia. Credi di farmi paura? Non ho paura, ci sono abituato io a prendere le botte. Chinaman, sitting on a fence, trying to make a dollar out of 15 cents. Ehi, cinese, hai visto che bel sepolcro che t'ho preparato? Comodo e profondo. Ehi!
Cristina. Calmati, stai calma, è finita adesso. Quell'uomo voleva ucciderti. Spencer offre $5,000 per te. Non credevo che un cinese valesse tanto. Portami via. Cristina, ma tu hai la febbre. Portami via. Ho paura, quell'uomo tornerà. Ho paura. No, calmati. Quell'uomo non può più tornare ormai. Qui sei al sicuro. Ora vado a cercare un dottore. Torno presto. No, no, no. Non lasciarmi. No. Cerco un dottore. Segui quella pista. A 6 miglia c'è un altro villaggio. Lo trovi lì. Grazie. Me ne dai un goccetto, Trico? Certo, tesoro. Vieni qua, coscia lunga. Sei manco morta. Va bene $5? O 20 o niente. E allora va l'inferno, vieni. Alla vostra, signore. Voglio affari, eh? Giuro che di tutti quei soldi me ne basterebbero la decima parte. Per farci che? Per farci che? Li farei fruttare subito. Vedete quello là al pianoforte? È ricco sfondato. E ha una passione sfortunata per il gioco. Sembra che i soldi gli pesino. Ieri sera, per esempio, ha perso a poker più di $1,000 e lui rideva. Beh, io qualcosa da giocarmi ce l'avrei. Qualche giro lo farei anch'io. Anch'io, sei d'accordo? Posso provare a sentire, e se mi fate un piccolo credito. Prima cominciamo a giocare. Vuoi venire su da me, tesoro? Grazie, non serve niente. Ehi, Trichi, ho combinato. Ma facci piano al principio. Lascia fare a me. No, no, prego, ci mancherebbe. Sul vostro conto, signor Trichi. Certo. Facciamo un giro a Blackjack, tanto per scaldare le carte. Sì, sì. Mm-hmm. Ecco. Sono nuove. Oh, non preoccupatevi. Che vuoi? Scusate, sapete dove posso trovare un dottore? Per i cristiani o per i cavalli? Per una donna. Oh. Per la miseria. Vi avevano detto che perdete sempre. Sembra incredibile anche a me. È la prima volta che vinco in vita mia. Da quando gioco ho perso un patrimonio. Ma la fortuna è incostante. Tornerò a perdere come sempre. 500 per giocare. Beh. Ehi, Trichi. Che c'è? Trichi, c'è quel cinese di Spencer in cerca di un dottore. Accompagnalo dal dottor Trichi. Ci penserà lui a curarlo. Certo. Omero, fai sgombrare, ho bisogno di spazio. Signori, si chiude. Presto, signori, spiegarsi, si chiude. Vi apro. Chiude. Ma si chiude, amico mio. Avete sentito? Come sarebbe? Io voglio rifarmi. Un'altra volta, non mancherà l'occasione. Siete una simpatica persona. Un accidente. Io perdo e voglio giocare, anzi. Sì, sì, giochiamo. Oh. Gioco al buio. Portatelo via, presto. Un cinese. Come ti
chiami? Shanghai Joe. Sei tu che cerchi un dottore? Sì. Bene, al salone sta facendo il pieno come al solito. Se non ti sbrighi a tirarlo fuori, sarà lui ad avere bisogno di un dottore. E dov'è il salone? Qui a due passi. Vuoi che ti accompagni? Ah, grazie, signore. Niente, sono stata a discutere con lui tutta la notte. Non c'è stato verso di fargli capire che anche noi donne abbiamo le nostre esigenze. Sei furbo, cinese. Non avresti alzato quella mano se fosse stata la tua. Stammi a sentire. Io ho la pistola. E tu hai sette vite come i gatti. E se ci mettessimo d'accordo? Che cosa proponi? Spencer mi dà $5,000 per la tua pelle. Tu cambi aria. Io lo convinco che t'ho ammazzato e dividiamo. Mi sembra ragionevole, no? Può darsi, ma tu hai sempre la pistola, però. E va bene. Scenderò disarmato. Una. E due. Adesso siamo pari. Sei convinto? Ora possiamo parlare. In fondo, Spencer non è simpatico neanche a me. Chi ti ha ferito? Ah, questo? Sarà stato un colpo di striscio. C'è sempre qualcuno che nella confusione vuole fare il furbo. Specialmente quando ci sono $5,000 di mezzo. Quasi, quasi vengo in Cina con te. L'America è un paese di merda. Non farti ingannare dalle apparenze. Il bene e il male si trovano dovunque, dottore. Tu sei un filosofo cinese, ma per un americano che non ha filosofia è duro vivere in questo paese. Figliuolo,
Parlate come se non foste americano. Parlo proprio perché sono americano al 100%. Febbre da puledra. Un po' d'acqua, figliuolo. Apri la bocca. Ok. Manda giù da brava. Ecco fatto. Bene. Dunque, due ogni quattro ore. E quando sono finite queste qui è finita anche la febbre. E buonanotte. Addio, addio. Dottore, quanto vi devo? Ah, già è vero. Facciamo la prossima volta. Vi prego almeno di accettare questo dono. Che cos'è? Viene dal mio paese. È tè. Tè? Si può allungare con whisky? Allora lo accetto. Addio, giovanotto. Addio. Tanti auguri, figliolo, e guarisci presto. Ciao! Avevo paura che non tornassi. Sai, ho trovato degli amici che non volevano più lasciarmi andare via. Cosa vuoi, Jack? Salve, dottore. È una nottata ideale, senza umidità. Che intende dire? Dovresti dirmi, dottore, ma dove sta quel cinese? Cosa dovrei sapere? Di che cinese stai parlando? Sai chi sono io. Lo so e non mi piace per niente. Giù, scendi. Allora, dov'è quel cinese? Non lo so e non te lo dico. Oh! Sta fermo, se no ti faccio male. Ricambia il bene con il bene, il male con la giustizia.
Sei proprio bella. Lo sai che sei bella? Mi piaci. Ecco, la mia bambina. Che cosa stai guardando? Eh? Ora ti dirò perché non ti ho ancora ammazzato. Perché non mi piace scotennare un morto. Fermo ora. Non fare brutta figura davanti a lei. Dalle ali tarpate e perdeva tanto sangue. Io l'ho visto col mio occhio, sai, era più di là che di qua, quando il vecchio Jack ha cominciato a cesellargli la cotegna. L'ha scotennato? Beh, signore, tu lo conosci, il vecchio Jack, lui non è cattivo, ha solo quel vizietto, come a me piacciono le femmine. Sono uno come lo sceriffo, o il giudice, o come me, non corre pericolo a frequentare il vecchio Jack. Bene, pirata. Signori, questa sì che è una bella notizia. Ehi, pirata, se vuoi farti una femmina, vada a Ramon e fatti dare la serva che ti piace, d'accordo? Porca miseria, se me lo faccio, signor Spencer! Grazie a tutti! È arrivato questo per voi, signor Spencer. Da parte di chi? Non lo so, il peon che l'ha portato è scappato via subito. Va bene, vai. Attento, Spencer, potrebbe essere una bomba. No, troppo leggera. Forse ho capito, è un regalo di Jack. È di Jack, ma non è un regalo. Disgustoso. Non c'è dubbio, è lo scalpo di Jack. Questa è certamente opera del cinese. Datemi 5 uomini e vi garantisco che ve lo porto qui su un piatto. Ma cosa vuoi portare tu? Questa volta faremo a modo mio. Per ogni giorno che resta in libertà uccideremo un peon. Saranno gli stessi messicani a consegnarcelo. No, è inutile sprecare tanta manodopera. Quell'uomo non è mica invulnerabile. Conosce delle tecniche di lotta segrete e va combattuto con le sue stesse armi. Quindi bisogna trovare uno che sappia lottare come lui. Devi credermi, Spencer.
Non c'è altra soluzione. Bisognerebbe estrarre le pallottole. Portami il sacco, per favore. Non resisterai, Cinao. È un dolore insopportabile. Non sentirò dolore. Come farai? Infilando questi aghi lungo linea che attraversano il corpo, bloccherò le fonti del dolore. È un'antica tecnica cinese, si chiama l'agopuntura. Il dono più prezioso del mio maestro. Il balsamo del Tao per evitare le infezioni. Qui l'uomo che fa per noi. Per me questo è soltanto un nome. Che cosa ha di speciale? Credi, Dispenser, non servirà una bara, basterà un sacchetto. Mi avevi promesso di dirmi che cosa rappresenta questo segno per te. È qualcosa di più di un semplice segno. È il simbolo del loto di fuoco. È un modo di vita, una via per conquistare quella padronanza completa del corpo e dello spirito che si raggiunge solo dopo lunghi anni di disciplina. Per questo fin da bambino venni condotto nella palestra del venerabile maestro Yang. Per anni e anni fui sottoposto alle prove più dure. Imparai a dominare la fame, la sete, il dolore. Il mio corpo diventò flessibile come il giunco e duro come l'acciaio. Poi i 10 allievi che avevano superato ogni prova furono raccolti in un tempio. E io ero tra loro. Là passammo 3 anni, imparando quanto c'era ancora da sapere sui segreti dello yoga e le tecniche di lotta più antiche, custodite gelosamente dai maestri e riservate a pochi eletti. Solo in 2 arrivammo all'ultima meta. Il dolore che sopporta ora la vostra carne vi ricorderà sempre il vostro giuramento. Ed ora in poi la vostra legge sarà: ricambia il bene con il bene, il male con la giustizia. Questa è la vostra legge. Questi sono i pugnali di Huan Lun. E queste le spade del drago. Questi sono i segreti del loto
che solo voi due in questo secolo avrete conosciuto. Nessuno sa chi siete, e solo il segno del loto vi farà riconoscere tra di voi. Con le vostre armi e la vostra sapienza, voi siete praticamente invincibili, ma se userete questi doni per compiere ingiustizie o per ottenere guadagni, la punizione del loto saprà raggiungervi ovunque. Sono $2,000. Il resto lo avrai dopo. Fiducia per fiducia. Devi portarci la sua testa. Guarda, Cinao, siamo arrivati. Quello laggiù è il mio villaggio. Amico. Benvenuto. Entra. Vieni, vieni, Cinao. E questo è Emanuele, il fratello di Concita. Incantato, signor. È strano, ma da quando sono in America è la prima volta che mi sento chiamare signore. Signore, c'è fuori un uomo che vi sta aspettando. Dice di andare da lui. Cosa vuole? Non lo so. Non andare, ho paura. Ci avranno seguiti. Forse è un uomo di Spencer. Non muoviti tu. Cosa vuoi da me? Io non ho tradito la legge. Io invece l'ho tradita e sono ancora vivo. Credi ancora alle favole che raccontava il maestro? Sono qui per ucciderti.
Mira al cuore, Micuria. Al cuore. La mia vita appartiene a chi patisce l'ingiustizia, alla mia gente, alla tua. Ho trovato il mio posto, io non posso nascondermi, non posso fermarmi. Lo capisci? Mi dispiace.